costernazione per la morte di Franco Anelli, rettore dell'Università Cattolica. Dal 2013 era nato a Piacenza, aveva 61 anni, si è tolto la vita gettandosi dal sesto piano. Riprendono i servizi dei volontari Hauser che erano stati sospesi dal comune di Piacenza per motivi di bilancio. Restano fuori solo la cura del verde pubblico e giardini scolastici e sostegno alle attività di piccola manutenzione. Si valuta di prorogare la convenzione. Gli utenti del centro socio-occupazione di Gossolengo sono protagonisti di un laboratorio teatrale nel salone parrocchiale di Rivergaro con gli insegnanti di Manicomics ed Erranti. Nella nostra società sono ancora in aumento i casi di violenza di genere. Da questo preoccupante trend parte stasera nel mirino la trasmissione di Telelibertà condotta da Nicoletta Bracchi e Thomas Trenchi per approfondire una questione che riguarda tutti. Alle 21 al tavolo dello spazio rotative si confronteranno esperti e forze dell'ordine. A Grazzano Visconti, atto conclusivo della 27esima Piacenza Half Marathon tra sportivi e rappresentanti di istituzioni e associazioni piacentine. Un'occasione per annunciare i fondi raccolti e destinati in beneficenza, oltre 28.000 euro. Durante la serata premiati anche i marciatori donatori di Avis. Tutte le altre notizie sono disponibili sul sito liberta.it.